Svegliato con il mal di mare, ragazzi, allucinante. Però meno male che oggi sono da remoto, quindi è un pochino più rilassante la situazione del previsto. E pausa pranzo, ora mi faccio della pasta con del pesto rosso, nulla di insomma importante, nulla di troppo offensivo. Oggi è lunedì, come sapete, lunedì devo editare le clips del canale YouTube americano, quindi mi impiegherà almeno 3 orette oggi, a partire dalle 6, da quando finisco col lavoro normale. E forse addirittura di più, perché stavolta vogliono introdurre anche YouTube Shorts e le clips per Twitter, X, vabbè, X. Ma io lo chiamerò sempre Twitter, ragazzi. E questo penso che mi impieghi un pochino più tempo a fare anche quei video lì, cioè almeno una mezz'oretta in più, speriamo non più di una mezz'oretta. E basta, queste sono le novità, mi piacerebbe andare in palestra, vediamo come siamo messi coi tempi, con l'entusiasmo, con la forza, ma oggi potrebbe essere un'ottima giornatina per fare esercizio, visti i giorni precedenti dove non sono riuscito a fare assolutamente niente se non dragare. Pesante, pesante. Vabbè, ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo. Poverino mio fratello che si è rotto il piede. In barca ieri. Ora penso che sia stranotato il pronto soccorso. Ora non so dove sia, penso in biblioteca. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo dopo. 8:22, ho gli occhi che mi si incrociano. Da quanto tempo sto passando davanti a uno schermo? 8:22 vuol dire che sono seduto, sono stato seduto 12 ore, a parte l'ora di pausa pranzo. Oggi ho fatto 325 passi e visto che questo non va bene, io adesso mangio, cioè cucino, mangio e tra un'ora vorrei essere fuori di qua, anzi anche un po' prima, perché così vado in palestra a piedi e faccio un po' di esercizio lì. Oppure posso andare in auto così risparmio quei 40 minuti a piedi, le faccio, non so, adesso vediamo. Mi devo cucinare qualcosa, mi devo cucinare, ma non so cosa. Non so neanche, c'è frutta, c'è verdura, ci sono patate. Devo, ragazzi, farmi una spesa, perché qua non c'è il fico secco. Posso farmi un hamburger, un po' di carne, pollo, costine. Alla sapere cosa si fa ora. Iniziamo il top questa settimana, ragazzi, sono già morto. Posso farmi il risotto? Un po' di riso? Un po' di riso. Ho tempo per il riso, volevo essere veloce. Allora, facciamo il riso con un po' di salsiccia, dai. Cipolla, mi pare di averla vista, zero cose qua in casa, esattamente una cipolla. Finito tutto, ragazzi, cioè non c'è più niente, non c'è se banane, come dicono a Venezia. Allora facciamo questo. Allora ragazzi, ci cuciniamo il risotto e poi andiamo via di qua. Andiamo in palestra. Non vado a piedi, vado in macchina. Perché? Perché? Praticamente ragazzi, ho deciso di andare in macchina perché farmi 40 minuti ad andare, 40 minuti a tornare, insomma, buttare via così 1 ora e 20 non è proprio una bellissima idea. Quindi ce ne metto molto meno, vado in macchina, tranquillo, così posso stare dentro. Sono le 9:30 e spero di farmi. Ho deciso, non mi sono neanche portato le robe per farmi la doccia, perché così posso guadagnare un quarto d'ora in più e esco quando mi cacceranno fuori, cioè alle 11. E quindi teoricamente, se adesso ci metto 10 minuti ad andare in macchina, 1 ora e un quarto abbondante di palestra, che non è molto, per carità divina, ma l'alternativa, ragazzi, era non farla, quindi vedete voi. Adesso questo qua ce la fa. Forse. Quindi, ragazzi, meglio farne poca che non farla. E in questa poca io posso comunque ammazzarmi. Posso seguire la scheda che mi è stata fatta e vedere un po' dove andremo. Che scatole, però, settimana scorsa sono andato solo una volta, ma d'altronde non ci posso fare niente.
non ho avuto tempo di vivere. E mi dispiace perché sto anche trascurando certe amicizie e non rispondo, non ho tempo per fare aperitivi, non ho tempo per rispondere a chiamate, proprio non si fa niente, ragazzi, non si può fare assolutamente niente. Che te devo dire? Comunque, a proposito, tra un po' c'è Halloween e da Halloween le opzioni sono o lavorare o fare festa. Avrei tra le mani un lavoretto, solo che adesso, anzi, magari li sento, perché loro mi hanno chiesto di andare, solo che io ho chiesto più soldi, essenzialmente. Oi Ale, scusami, ho fatto un weekend impossibile in barca e sono tornato e ora sono operativo. Quindi se vuoi ci sentiamo e organizziamo per il 31, così mi sai dire. Va bene? Ecco, sentito. Quindi adesso vediamo. Vediamo cosa si può fare. Io ragazzi, domani sono da remoto, quindi anche domani sono rilassato in termini di orari. Così posso dormire quella mezz'oretta extra ed essere più sveglio. Dio, questa tosse è brutta. Questa tosse è cattiva, ragazzi. Mannaggia, mannaggia, dovevo chiamare anche la Giorgia. Io domani devo sicuramente devo organizzarmi a fare qualcosa domani. Ragazzi, mi sono ammazzato, ammazzato! Ora doccetta non me la toglie nessuno, mannaggia me, non vedo l'ora di essere sotto le coperte, magari oggi, non lo so, ho voglia di una tisanina, di una camomilla, qualcosa di leggero, anche perché di solito post palestra i muscoli me li sento sempre appesantiti e quindi difficilmente riesco ad addormentarmi subito, per qualche ragione pulsano ancora. E forse dovrei iniziare a fare tipo dello stretching finale, non lo so, non l'ho mai fatto in vita mia, anche se so che bisognerebbe, ma in alcune cose io, in alcune cose io sono particolarmente pigro. E comunque, oh, pla pla, ok, comunque ragazzi. Niente, sono abbastanza soddisfatto che almeno oggi siamo riusciti a fare due esercizi in croce, anche se era solo un'oretta e mezza, rimane comunque un'oretta e un quarto, rimane comunque meglio di niente e questa oretta e un quarto è stata molto produttiva, ve lo posso garantire ragazzi, dal punto di vista fisico. Mentale invece io vi dico che mi sento di un rincoglionito adesso perché tipo sono uscito, questo cosa sta facendo? Ah, siamo lenti. E mi sento di un rincoglionito, ragazzi, perché cosa succede? Praticamente per andare in palestra, nel parcheggio della palestra ti danno un bigliettino, no? E dopo con quello esci. E se stai in palestra più di 3 ore, allora quel bigliettino ti serve, ti conta essenzialmente quanto tempo sei stato e dopo paghi. E cosa succede? Io ho questo bigliettino, tipo mi cambio così mi sistemo, ho sto bigliettino in mano. E un secondo dopo non ce l'ho più in mano e non so dove cazzo è finito. Tuttora rimango al dubbio, ma è la seconda volta che succede, che prendo un bigliettino così a caso che ce l'ho lì e non lo so dove posso appoggiarlo, perché ho controllato lo zaino, le tasche, ovunque, ma lo perdo. Quindi questa situazione ogni tanto mi deprime, perché dico, ma cioè sono così rimasto che dal nulla, puff, le cose scompaiono, mi dimentico di qualsiasi cosa. E niente, quindi tutto muscoli, niente cervello a volte. Detto questo, ragazzi, si è fatta una certa ora, io adesso mi fiondo a casa. Mi fiondo a casa, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, è arrivato quel momento della giornata dove vi imploro a supportarmi, ad attivarvi con qualsiasi tipo di strumento che avete a disposizione per far vedere che questi video vi piacciono, o comunque che mi volete stare dietro o che volete elemosinare. E quindi ragazzi, noi ci vediamo domani alle 11 per il prossimo video, mi raccomando. Che cavolo fa sto qua?